Beh, dai, possiamo dirlo, oramai Galaxy F è realtà, anche se alla fine non si chiama così, ma si chiama Galaxy Fold. E nella sua presentazione sono stato parecchio contento di sentire che molte, anzi praticamente tutte, le cose che avevamo predetto negli scorsi video si sono realizzate. Ma è anche vero che nella presentazione non è stato mostrato proprio tutto, o comunque non è stato detto proprio tutto. Ed ecco quindi tutto ciò che c'è da sapere su Galaxy Fold e su cosa ne penso io. Samsung ha fatto secondo me la scelta giusta nel posizionare come prezzo questo Galaxy Fold, anche se tantissimi ovviamente se ne stanno lamentando. Il suo smartphone pieghevole infatti è proposto a un prezzo spregevole, cioè 2000 dollari. Ma in realtà, per quanto anch'io possa dire cavolo, sono troppi soldi, è un posizionamento corretto, se ci pensiamo. Per ora è e deve essere visto come un dispositivo di lusso, un dispositivo al quale tutti quanti puntano, che vogliono avere perché ha una tecnologia totalmente nuova. Questo in modo da far crescere la voglia di possederlo da parte di coloro che, ahimè, tipo me, non se lo possono permettere. Questo in modo tale da avere tra un anno e mezzo tra le mani un dispositivo che ha le tecnologie che tutti quanti vogliono, ma ad un prezzo molto inferiore, quindi per sentirsi, tra virgolette, realizzati. Ma tornando ai giorni nostri, Galaxy Fold, beh, chi lo compra sa di avere tra le mani un prototipo e lo fa per avere appunto la tecnologia nuova il prima possibile. Le app infatti non sono ancora ottimizzate per lui, le aziende di cover si trovano davanti un qualcosa da riprogettare da zero, insomma, una vera e propria novità e direi anche finalmente. Questo però è tutto ciò che riguarda la carta, la teoria. Ma in pratica questo Galaxy Fold ha un senso? La risposta che ho dato a tutti quanti quelli che me l'hanno chiesto sia durante la presentazione di Milano, sia nei commenti, nei direct di Instagram è stata: secondo me c'è un problema grande, cioè il display piccolo è troppo piccolo. Parliamo di un display esterno da 4,6 pollici, ma la cosa più problematica è che è in 21 noni, quindi è molto più allungato rispetto a quelli che usiamo normalmente. E contate che 4,6 pollici è una dimensione più piccola rispetto a quella che avevamo su Galaxy S3. Quindi capite bene che sotto questo punto di vista ormai noi siamo abituati ad avere display sempre più grandi e quindi è un grosso passo indietro, visto che oltretutto anche Samsung ha dichiarato che il display piccolo sarà quello che verrà utilizzato di più. E a ben vedere, perché ovviamente questo dispositivo ha un senso se lo si usa soprattutto in maniera chiusa. Poi invece, quando abbiamo bisogno di uno schermo più grande, quindi per vedere contenuti multimediali o roba del genere, si apre per avere un display simile a quello di un tablet. E se tu quindi mi dici che il device è da utilizzare prevalentemente chiuso e la nuova interfaccia di Samsung, la One UI, è pensata soprattutto per i dispositivi grandi, perché ha tutto quanto spostato verso il basso in modo tale da poterlo utilizzare con il solo pollice, beh, un display così piccolo non ha alcun senso. Ecco, secondo me sarà proprio difficile da usare. Soprattutto perché, lo noterete, il problema più grosso sono le cornici. Sono gigantesche. Ora, sono sicuro che Samsung non poteva o non voleva fare di più. Siamo appunto in una fase di prototipi, c'è bisogno di sperimentare, non ha senso mettere magari qualcosa di ancora più costoso, semplicemente per dire, vabbè, possiamo fare anche questo. Però, in effetti, secondo me, questo è un grosso punto a sfavore. Speriamo nel prossimo anno? Speriamo. Ma continuando a parlare di lui, beh, la vera novità sta nel mezzo. E con nel mezzo intendo del gran display da 7,3 pollici. Il meccanismo che infatti lo fa piegare si trova al centro di questo display ed è pazzesco, è stato ingegnerizzato in una maniera assurda e sicuramente soltanto il costo per produrre questo meccanismo è tanto quanto quello di uno smartphone normale. Ciò che mi preoccupa è come risulterà la piega dal vivo. Ho paura infatti che si noterà troppo la piega dal vivo. In effetti, in alcuni momenti della presentazione si è proprio visto il segno della piega nel display, ma questa è una cosa che potremo vedere solo dal vivo, quindi dovremo aspettare. Un'altra cosa assurda
assurda e fuori di testa è il numero di fotocamere che ci sono su questo smartphone. Stiamo parlando di ben 6 fotocamere. 3 sul retro, una sopra il display piccolo e 2 sopra il display grande. Con questa rientranza nel display che mi fa davvero inorridire, posso dirlo, è veramente terribile. Mi ha ricordato tantissimo la forma delle schede di Google Chrome, se devo essere sincero, e onestamente non mi piace. Speravo nella tecnologia Infinity O che si è vista anche su S10, ma tant'è, questo è quello che la signora Samsung ci offre su questo Galaxy Fold. Purtroppo per noi, per testare tutte queste cose dal vivo, perché oltretutto sia come batteria sia come potenza vera e propria siamo davvero su livelli altissimi, però per poterle testare dovremo aspettare aprile. Sono stracurioso di testare tante cose fino in fondo, perché anche la possibilità di utilizzare le applicazioni prima sul display piccolo e semplicemente aprirlo e utilizzarle sul display grande si può fare con le applicazioni di sistema, perché Samsung le ha pensate perché funzionino così. Ma per vedere le applicazioni di terze parti che funzionino bene in questa maniera dovremo capire se quindi gli sviluppatori ci credono davvero. Quindi, in definitiva, quello che voglio dire è che bisogna capire se la community è pronta, se gli sviluppatori sono pronti a sviluppare applicazioni che si modellano a seconda di come il dispositivo si piega, perché l'abbiamo già visto per esempio al Mobile World Congress della prossima settimana. Xiaomi presenterà un suo primo smartphone pieghevole, ma il modo in cui si piega questo smartphone è totalmente diverso da quello di Samsung. Abbiamo un solo display che però si piega al contrario, quindi ovviamente un'applicazione deve essere sviluppata in maniera totalmente diversa per uno smartphone simile e in una maniera totalmente diversa per il Galaxy Fold. E questi sono soltanto due, ma vedremo anche Huawei, vedremo anche LG, ne vedremo tantissimi. Android ha già aggiornato il suo sistema operativo perché funzioni al meglio con i device pieghevoli, ma non basta solo il sistema operativo, adesso bisogna anche capire come le applicazioni riusciranno a plasmarsi, tra virgolette, per i diversi device pieghevoli che vedremo da ora fino a chissà quanto. Sicuramente questo Fold sta tanto facendo parlare di sé proprio perché è il primo che verrà commercializzato in massa. E oltretutto perché si è mossa Samsung, non si è mossa un'azienda che nessuno conosce, quindi è ovvio che il mercato adesso debba muoversi verso questa direzione. Però appunto ragazzi, l'ho detto, è il primo, quindi prendetelo come prototipo. E anche perché, diciamocelo, Samsung non sa quanto ne venderà, non sa se funzioneranno, non sa se questo nuovo display durerà abbastanza, perché sì, si possono fare delle prove, si possono piegare tantissime volte, però alla fine sono gli utenti finali che danno il vero feedback, quindi bisognerà aspettare e capire se questo primo prototipo va bene. Se andrà bene vedrete che piano piano i prezzi caleranno. Io spero di aver fatto un po' di chiarezza sul tema, perché ho letto un po' di commenti in giro per il web e ovviamente tutti quanti si lamentano del prezzo, si lamentano del fatto che non serva a nulla, ma appunto tenete in mente che questo è soltanto un prototipo, anche se fatto e finito è pronto per essere venduto. Mettiamola così, Samsung ha dato la possibilità di diventare beta tester del suo nuovo dispositivo, però per farlo dovrete spendere 2000 euro. Domani forse cercherò di farvi uscire il video di S10 se lo vorrete, perché comunque sono un po' in ritardo, scusatemi, in effetti sì, anche questo video sarebbe dovuto uscire ieri, ma non ci sono assolutamente riuscito, ma almeno gli S10 ho avuto la possibilità di provarli con mano da Samsung District, quindi posso parlarvene in maniera più approfondita. Se volete questo video, ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo Galaxy Fold. Cosa vorrete vedere in una prossima versione di questo smartphone? Insomma, i commenti sono tutti per voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mettete un mi piace e noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui, sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!